Coach, è stata una partita un po' sfortunata per voi, Sembrava, sembravate averla in pugno, alla fine è arrivato questo canestro incredibile di Brusadin e questa sconfitta. Eh, sì, niente, diciamo che pesano questi due punti persi, anche perché siamo una squadra con del talento, però se vuoi fare un passo avanti devi portare a casa queste partite. Penso sia a me colpa perché eh, se sei più 14... È... E perdi così, credo che sia colpa prima dell'allenatore che non è riuscito a trovare soluzioni. Comunque niente, abbiamo vanificato diciamo, lo, la buona prova di sabato scorso contro la Geatti questo era un primo esame secondo me di maturità e non, non l'abbiamo centrato. Avanti adesso abbiamo un'altra partita ostica a Cusignacco. Comunque complimenti a, a Rorai che anche senza Luca si è riuscito a fare una gran partita e, e a trovare tanti canestri soprattutto nel secondo tempo. Hai parlato di talento, sicuramente ne ha tantissimo Gozzi che ha giocato una grande partita. Peccato per quell'ultimo libero sbagliato che poi ha dato là il contropiede, però è lui insomma il vostro faro offensivo. Noi sappiamo che lui comunque è il nostro riferimento offensivo, eh, però non, sicuramente non gli possiamo imputare di aver sbagliato un tiro libero. Eh, siamo una squadra, si vince, si perde tutti assieme, dobbiamo crescere perché non possiamo pensare di affidarci a un giocatore ma. Eh, sicuramente ci sono stati degli errori a mio modo di vedere anche arbitrali penso anche l'ultimo fischio non fosse eh, diciamo canestro proprio regolare però insomma, magari voi che avete ripreso ci saprete dire meglio comunque non importa se sei più 14 devi chiuderla e, e direi che non si può fare una colpa a un giocatore. In campo sono scesi tutti quanti, quelli che hanno giocato hanno avuto pregi e difetti, e meriti e demeriti. Quindi, direi che è una sconfitta di squadra. E ripeto, penso di avere più colpe io che i giocatori, perché devi trovare soluzioni e chiudere queste partite. Comunque, niente, è andata così. e Speriamo ci serva di lezione. Brusadin, match winner di questa partita con un canestro all'ultimo secondo importantissimo. Eh, era da tanto tempo che non mi capitava una cosa del genere, devo dire che la giornata volge al meglio, sono contentissimo, eh, spero che sia per la squadra che anche per me sia il momento di una svolta in cui potremo veramente dare quello che abbiamo in corpo, penso che abbiamo molto da dare, playoff penso che siano il minimo che possiamo raggiungere e dopo oggi speriamo anche qualcosina di più, insomma la, la carica è arrivata. Anche perché eravate privi di Lucas, avete fornito una prova di squadra. Siete stati di sotto anche di 14 punti. Siete rientrati in partita. Forse l'avete buttata anche un po' sul, nerv sul nervosismo. Che da squadra giovane, con qualche veterano, ovviamente è il tuo caso. Però, una cosa che non mi aspettavo e che invece avete fatto molto bene, perché queste partite, quando si va così tanto sotto, poi bisogna ritirarle in qua. Ma probabilmente il nervosismo è più dovuto all'ultima sconfitta, che ci ha lasciato un po' di amaro. E quindi penso che sia normale. Arrivi con un avversario forte come il tredicesimo. Che non devi assolutamente sottovalutare perché è un sacco di giocatori esperti, e quindi andare sotto di 15 può portarti ad essere un po' nervoso, diciamo. Però la risposta c'è stata, direi ottima: c'è stato il recupero dovuto a una difesa diciamo, ottima che è nelle nostre corde. Diciamo che è il, il punto su cui dobbiamo affidarci perché è il nostro punto di forza, assolutamente, poi oggi ha iniziato anche a entrare con continuità, l'ultima partita non è successo, oggi abbiamo avuto difesa e attacco che ha funzionato, alla fine si è visto il risultato. Insomma. Ascolta Brusa, raccontaci questo ultimo tiro, arriva l'errore di Gozzi, si parte in contropiede, arrivi uno contro uno e poi... E poi oddio di solito la lancio spero che vada bene. Questa volta ero convinto, già appena li ho saltati tutti, me ne è rimasto uno. Ho detto: questo è mio. Arrivo in tempo e la butto dentro, e così è stato. Paolo non è arrivata una vittoria importantissima. Quanto sei soddisfatto anche per l'assenza di Diego Lucas? Beh, non sono soddisfatto per l'assenza di Diego Lucas perché lui è una pedina fondamentale anche perché. Sì, ovviamente Paolo intendevo della squadra. Per quello che ha, è giusto che si recuperi il più presto e che, sia, che si metta in sesto. e Sono soddisfatto sicuramente perché la squadra ha saputo districarsi finalmente da una situazione che poteva essere un difficile perché quando comincia a perdere una, due, poi tre partite eh, diventa sempre un problema poi il recupero mentale. Secondo me hanno avuto una svolta, sono riusciti a dare questa svolta proprio di testa, hanno tenuto botta fino in fondo, non si sono lasciati prendere dal panico del, dei punti di scarto perché avevamo abbastanza punti di scarto. E piano piano siamo riusciti a mettere in moto il discorso del gioco corale, della difesa di squadra e tutto quanto che stiamo lavorando da tempo. Una difesa molto aggressiva anche che ha portato forse anche un po' di nervosismo, nel, soprattutto nel secondo tempo, ma forse è stata anche quella la chiave che vi ha fatto rientrare in partita e vi ha fatto poi raggiungere questa vittoria, anche a livello mentale. Sì, mh, hai ragione. Penso che la sostanza è che fondamentalmente siamo eh, di peso inferiori e quindi tenere questa, questa potenza fisica eh, era un problema, a quel punto lì il fatto di essere mh, come dire, eh, molto aggressivi ha permesso anche di tirar fuori qualcosa di, di più rispetto alla normalità e questo li ha aiutati a, a farsi rispettare nel senso dell'uno contro uno quindi di un concetto anche tecnico e, mh, e tutto sommato hanno tenuto ed era importante che venisse fuori anche da loro perché eh, in campo eh, sostanzialmente Naturalmente c'erano i giovani, eh, però è venuto fuori e abbiamo visto che anche i due senior mh, hanno risposto bene, hanno tenuto eh, una differenza fisica non da poco. Quindi beh, credo che tutto sommato il fatto di essere aggressivi, tra virgoletti, perché poi l'aggressività è stata eh, semplicemente mh, tra la velocità e la reattività secondo me oggi e quindi sono, siamo contenti. Ascolta Paolo parliamo di quest'ultima azione 6 secondi alla fine, 71 pari decidi di commettere fallo, scelta che può sembrare un po' particolare forse un po' avventata ma alla fine ha portato a un successo. Sì perché eh, se avete notato loro hanno segnato in queste situazioni qua hanno sempre segnato loro eh, una mano molto, molto buona e quindi se arrivava sulle guardie anche dal centro che c'era una differenza anche di altezza a quel punto lì sicuramente si chiudeva con eh, due punti per loro e il fatto di avere ancora due minuti e abbiamo ragionato abbastanza velocemente fare fallo e andare in lunetta avere la possibilità di fare due tiri credo che sia stata importante voglio dire a volte si prendono delle decisioni che sono un po contrastanti a volte funzionano a volte no io credo che dalla mia lunga esperienza ho pensato che questa cosa poteva portarci un vantaggio essendo fisicamente più deboli e più bassi mm, e quindi credo che eh, facendo fallo e avendo la possibilità di avere una palla in mano con due minuti eh, pensavo di poterla eh, raddrizzare questo è un po' quello che ho pensato poi è arrivato l'errore di gozzi è partito quel contropiede brusadin uno contro uno cosa hai pensato prima di quel tiro Paolo? Eh, ho pensato che era l'unica cosa da fare non c'era tanto tempo eh, è anche vero che avevamo un altro uomo avanti quindi il fatto che eh, chi marcava Brusadini doveva pensare anche l'uomo in angolo a sinistra ehm, credo che ha fatto la scelta giusta perché poi eh, poteva anche subire un fallo da, da questa situazione poi uno esperto come lui eh, credo che siano le occasioni dove deve dimostrare anche lui e gli altri quindi fare un po' da maestro e far vedere che non c'è c'è sempre la possibilità di, di fare una cosa buona.